Senti come ti presentiamo, con un pezzo così, Jeff Alley Band, mamma mia, altro che caffè, questo Pam sì. Ti sveglia subito. Mi avete fatto notte, adesso spieghiamo perché. 2:30. Vabbè, insomma, Giuseppe Di Giorgio, regista, attore, in più riprese abbiamo seguito il tuo progetto, il film Stem Cell, sulle cellule staminali, ambientato anche a Pavia soprattutto a Pavia. C'è stato proprio ieri sera una presentazione pazzesca a San Martino Siccomario, sì, al Movie Planet di San Martino, ed era stracolmo. Sì, sold out, veramente felici, orgogliosi di aver ricevuto e poter soprattutto condividere il cinema, l'arte in questo modo. È stato veramente fantastico. Tutti erano un po', diciamo, a parte l'entusiasmo, erano sbalorditi dal film, dal progetto, sorprendentemente inaspettato. È stata una delle frasi ripetute da molti di loro. Siamo felici, è andato veramente bene e adesso inizia il cammino. Eh sì, allora noi vi abbiamo seguito a più riprese, no? È un annetto che vi seguiamo. Sì, sì. Era Natale dell'anno, non di, del 2019-2018, sì. La prima volta, sì, che sei venuto a trovarci, perché ci piace, no, seguire i progetti, soprattutto se poi si tratta di un film così importante per la tematica. Raccontiamo a chi non avesse seguito le chiacchierate precedenti cos'è questo progetto, questo film che parla di cellule staminali. Sì, Stem Cell è innanzitutto ispirato all'omonimo romanzo del professor Paolo Gaetani, scritto nel 2009, edito da Sperling e Kupfer. È un libro che ha avuto successo anche all'estero. Io conoscevo e conosco fortunatamente il professor Paolo Gaetani, e attraverso soltanto la copertina del libro mi innamorai subito e decisi, così, in una follia, in una frase: voglio farne un film. Sembrò veramente all'inizio una battuta, ma io di battute ne faccio tante, ma sono quando chiedo qualcosa di importante ed interessante vado subito a fondo. Nacque questo progetto così, solo all'inizio soltanto io, poi pian pianino il professore ha creduto, la moglie del professor Paolo Gaetani, che è una, Alessandra Montini, la prima produttrice, poi c'è Maurizio Sala che ha curato tutto, e ci siamo uniti e insieme tutti e tre abbiamo, diciamo, creato la cellula per far sì che tutto potesse partire, grazie al finanziamento di Alessandra, all'ospitalità e alla collaborazione di tutte le istituzioni che si sono non solo resi disponibili, ma ci hanno aperto le porte dell'ospedale, la Fondazione Mondino. Quindi si deve ringraziare il direttore, il professor Livio Pietro Tronconi, il San Matteo, il Collegio Borromeo, una delle strutture veramente inaccessibili. Hanno creduto tutti e con la polizia, la questura, la sezione gabinetto siamo riusciti veramente a riportare la quotidianità sul grande schermo attraverso una tematica importante che è la ricerca sulle cellule staminali. Beh, c'è dentro anche action poliziesco, c'è un po' di tutto. Direi di sì. Senti, i luoghi nei quali avete girato a Pavia, io adoro Pavia, una città che amo moltissimo. Me l'hai sempre detto. Sì, perché è affascinante, ha storia, no? È io piccola. L'ho scelta come voglio, desidero fortemente che qualsiasi progetto che farò, che ho fatto soprattutto, perché farò, che le immagini possano scorrere con lo sfondo di Pavia, perché si presta artisticamente. Si presta artisticamente, ma piace. Ci sono diversi film ambientati a Pavia in passato, c'è anche una rassegna ogni tanto che lì. Sì, c'è la rassegna cinematografica, il primo fu Il Cappotto con Renato Rasch. Ma che bello, fantastico. Quel film. E poi sì, pian pianino. Beh, abbiamo girato quasi l'80% delle scene, quindi ambientato alla Fondazione Mondino di Pavia. Le scene della sala operatoria sono all'interno del Policlinico San Matteo presso l'Intramenia, al Collegio Borromeo, quindi di Pavia a livello universitario, tantissime location che possono essere birreria Bacia di San Martino in Strada, piuttosto ville messe a disposizione dal professor Antonacci, per esempio. Fabio Antonacci, un neurologo, si è messo a disposizione la sua villa, tante persone hanno collaborato perché hanno creduto in questo progetto, e noi attraverso il racconto di questo film siamo anche riusciti a dare una caratteristica particolare, e chi lo sa, magari un domani diventerà: ah, andiamo a visitare la villa del professor Antonacci, sì, perché hanno girato un film lì. Certo, perché poi succede anche questo. E io voglio sapere, quando si gira in un ospedale, mi sono sempre chiesta, come si fa
perché mica è facile. Beh, innanzitutto bisogna rispettare le tempistiche, l'ambientazione, perché ci sono delle persone che vengono curate. Noi abbiamo scelto di girare all'interno dell'ospedale solo ed esclusivamente nei weekend, così abbiamo eliminato tutta la zona ambulatoriale, quindi l'afflusso delle persone diminuisce, i pazienti sono molto meno. No, non potevamo coinvolgere i pazienti perché non ci sembrava corretto, però li abbiamo coinvolti a livello di pubblico da platea in quel momento, senza riprenderli, perché era il nostro calore che avevamo, perché hanno seguito passo dopo passo. E beh, ci sono le autorizzazioni. Naturalmente, se qualcuno crede al progetto, tutto si semplifica. Il problema è quando non conosci nessuno, quando ti devi approcciare magari ad una struttura e andare a chiedere i permessi non è facile. Per esempio, al Collegio Borromeo di Pavia, ho detto prima, inaccessibile, non hanno mai concesso a nessuno di entrare a girare delle cose, a noi hanno aperto le porte. Quindi io il rettore Dollolli lo ringrazio tantissimo, anche Griffini che è il segretario, perché ci hanno veramente dato le chiavi, come si suol dire, è casa vostra. Però abbiamo ricambiato artisticamente con delle immagini stupende. Il film è veramente bello. Ci sono tante di quelle cose da organizzare prima di mettersi a girare un film, vero? Sì, la preproduzione è la fase più... Innanzitutto la preproduzione è più difficile, sì, perché devi avere un soggetto, devi avere una sceneggiatura, devi fare lo spoglio, come si dice, la sceneggiatura, andare lì a togliere quello che non serve, a mettere quello che serve, capire location, anche a livello di oggetti, della scenografia. L'oggettistica, infatti. Perché noi facciamo un medical thriller, la Fondazione Mondino non è un'ambientazione thriller, è un ospedale come tutti gli altri. L'abbiamo ricreato, abbiamo creato una scenografia proprio che potesse accogliere il film, amalgamarlo e poi trasmettere al pubblico delle immagini forti, veramente. Poi c'è la scelta degli attori. E il cast artistico, veramente, sono tanti. Dovrei partire, a volte faccio fatica e mi dispiace nominare uno e dimenticarmi un altro. Sono 14 attori, ma basta andare su Stem Cell, pagina Facebook, Instagram, tutti i social, internet, si trova l'elenco degli attori. Sono uno più straordinario dell'altro o dell'altra, veramente siamo soddisfatti. Io, Alessandra e Maurizio abbiamo fatto delle scelte veramente mirate e abbiamo creduto in loro, e questo ricambiarci la credibilità, diciamo, abbiamo unito le forze, è venuto fuori qualcosa di straordinario. Spero che verrai a vederlo. Ricorda Arcore, dai, c'è la perfetto, prossima noi presentazione. Siamo ad Arcore il 25 di febbraio, è un martedì, siamo al Cinema Teatro Nuovo di Arcore. E siamo lì soprattutto perché uno degli attori protagonisti è Marco Speziali, nel film Dottor Pasi, tantissimi film, ha lavorato anche con Marco Risi, quindi insomma. E saremo lì martedì sera alle 21, ci sarà questa anteprima nazionale, la seconda, poi ne faremo una terza a Pavia al Politeama a marzo. E poi adesso stiamo valutando con le distribuzioni come muoverci per far sì che il film possa partire in distribuzione. Ma noi prima dobbiamo andare ai festival, sia in Italia che all'estero. E adesso ci racconti come poi ci si muove per un film. Intanto ascoltiamo The Last Goodnight e poi torniamo a parlare del film Stem Cell sulle cellule staminali. Torniamo a chiacchierare con il regista Giuseppe Di Giorgio, uscito... almeno in presentazione, poi verrà così visto nei festival e poi aspettiamo la distribuzione, il film Stem Cell sulle cellule staminali. Ci sono delle cose importanti che vuoi dire? Beh sì, prima del cinema, certo, la dedica. Dediche, innanzitutto oggi una dedica particolare va fatta a colui che mi protegge, anche se non qui sulla terra, dall'alto, perché le persone che non ci sono più, quello che possono fare qui lo fanno da là. Esatto. E quindi mio papà Enrico Di Giorgio, che ha compiuto 81 anni, e io me lo porto con me anche perché il mio primo figlio si chiama Enrico Di Giorgio, quindi questo è importante. Certo. Questa è una cosa fondamentale nella vita, i legami, quindi chi ce li ha teneteli stretti.
e cerchiamo di rispettarli. E poi un'altra cosa particolare, che quando si fa cinema ci sono sempre delle dediche, e questo film è dedicato a due persone che non ci sono più: Alessandro Lisi, un mio carissimo amico che ha fatto il trapianto proprio al San Matteo nel 2008, l'ho conosciuto lì ed è purtroppo deceduto l'anno scorso, e poi Lorenzo Rovida, e poi casualmente io mi chiamo Lorenzo Aliprandi nel film. Lorenzo ci ha lasciati qualche mese fa, è un carissimo amico nonché collega del San Matteo. E quindi insomma tu sentivi tanto l'urgenza assolutamente di fare questo film. Ci tengo, certo. Ci tengo a ricordarli, perché anche perché con loro ne parlavo, e quindi parlandone non hanno avuto la gioia di vederlo sulla terra, ma da là con diciamo i satelliti si collegano meglio. Quindi come si fa adesso? Cioè si va nei festival e poi per la distribuzione come ci si muove? Allora, si va. Sai come stiamo seguendo dietro? Beh, la distribuzione sicuramente va programmata. C'è un ufficio stampa che dovrà fare comunque un buon lavoro sul territorio dove andremo a distribuire il film. Adesso già dal mese di febbraio il film verrà iscritto ai festival nazionali e internazionali, e con calma. Un paio di mesi, massimo tre, aprile, maggio, in base a quello che deciderà comunque la distribuzione, partiremo. Speriamo di raccogliere veramente, non dico tutto, ma anche parte di quello che abbiamo seminato in questi mesi di duro lavoro. Ieri c'è stata una risposta no positiva di più, che ci inorgoglisce e ci rende fieri di quello che abbiamo fatto. E vediamo, tanto voi siete disponibili e certo, io vengo, io mando, a raccontarci, ti chiamo, tutto. Ricorda Arcore. Arcore martedì 25 di febbraio alle ore 21, Cinema Teatro Nuovo di Arcore. Saremo lì, presente anche il cast artistico, seconda anteprima nazionale. Ci sarà Marco Speziali, ci sarà lo sceneggiatore Roberto Attolini, l'attore Adriano Fumagalli, insomma tutto il cast del Milanese, e quindi è importante andare lì. Tra l'altro noi avevamo più di 1000 richieste, ieri erano 485 persone, e quindi abbiamo dovuto fare più anteprime, faremo più anteprime. E farete più anteprime e ci farete anche sapere assolutamente sì le altre dove certo saranno. Grazie, tienici aggiornati. Grazie a voi per l'ospitalità, veramente. Giuseppe Di Giorgio, questo film così importante, Stem Cell.